Ciao a tutti ragazzi, se siete venuti su questo canale e non sapete chi sono io, mi presento, sono Ciprini Alessandro, sono di Viterbo e tratto degli argomenti sul mio canale YouTube relativi ai camper. Ai camper intesi in 360 gradi, quindi tutto quello che riguarda la vita del camper. Se vi piace questo video mettete un like, se volete iscrivervi al canale sarò contento della vostra iscrizione, fa sempre piacere. E soprattutto commentate se vi piace qualche video. In questo video volevo parlare specificatamente della realizzazione del mio impianto elettrico sul mio camper. Se volete vedere una sorta di tour del mio camper la trovate nella playlist delle tour, oppure basta che cercate nei video e troverete il tour del mio camper quando ancora non era finito, perché ci sono anche molte altre novità che sono state fatte dopo. Detto questo, farò uno schemino cartaceo molto basico dove farò vedere più o meno il materiale che ho installato nel mio camper e nella modalità in cui l'ho installata, per evitare delle problematiche relative a alcune attivazioni e disattivazioni dei caricabatterie gestibili per la batteria motore. Ok. Questo è più o meno come è strutturato il mio impianto, grandi linee, è una ricostruzione molto spartana, però in realtà è molto fedele. Quindi volevo farvi vedere il materiale che ho utilizzato nel mio impianto. Ho utilizzato più o meno 910 watt, 900 watt di fotovoltaico, due regolatori MPPT, un 30 e un 20, due regolatori DC-DC, un 30 un 18, due batterie al litio da 300 ampere e due caricabatterie sempre della Victron, due 2012, uno da 30 e uno da 15 amp. Ho aggiunto come accessorio un caricabatterie mantenitore per la batteria motore, che poi vediamo insieme in che modo è collegato. Infatti molte modifiche le ho dovuto fare proprio per poter gestire questo dispositivo qua in maniera autosufficiente, quindi praticamente funziona in autonomia per mezzo della 220 prelevata da Enel o per la 220 prelevata dall'inverter. Detto questo, andiamo a vedere nello specifico come, diciamo, sono collegati i dispositivi. Come ben sappiamo, l'alternatore è la fonte di energia che abbiamo dal nostro motore, quindi la differenza tra una batteria a litio e una batteria, diciamo, AGM è la quantità di corrente che riusciamo ad accumulare nel minor tempo possibile. Quindi in questo caso il nostro alternatore ci diventa un po' come un gruppo elettrogeno. Perché? Perché riusciamo a prelevare molta corrente dall'alternatore e riusciamo a distribuire questa molta corrente alle nostre batterie, perché la riceveranno, a differenza delle batterie a piombo che ricevono pochissima percentuale di corrente in funzione della capacità nominale. Detto questo, ho identificato la corrente prodotta dall'alternatore con questo, diciamo, colore rosso. Vediamo che l'alternatore è collegato negli input del 30 e del 18 DC-DC, i charger, questi ho rappresentato gli Orion ma sono i charger, e vanno contemporaneamente ovviamente in parallelo alla nostra batteria motore. Come vedete, io ho collegato questo dispositivo, che non è altro che un mantenitore preso su Amazon economico, però funziona benissimo, alla batteria motore. Ora, visto questo schemino molto semplice, è intuibile che questo dispositivo collegato sempre in ingresso sulla batteria andrebbe comunque a togliere diciamo delle energie alla nostra batteria motore. Quindi qua, in questo punto qua, ho inserito un relè di isolamento che mi isola praticamente questo dispositivo dalla batteria quando tutto il sistema è spento. Poi lo vedremo dopo, in modo da lasciare la batteria motore totalmente in assenza di carichi. Invece per i pannelli solari ho una fornitura di intorno ai 900-910 watt di solare, che va distribuita su un 30 e un 20, tutti e due con tecnologia MPPT e tutti e due della Victron. Come vedete, il pannello va nell'input del 30 e del 20,
e l'output, che è praticamente la fornitura di corrente che avranno le mie batterie, viene gestita con l'ho gestita con il colore verde, per cambiare un po', per far capire più o meno com'è la situazione. Quindi all'uscita sia dei DC-DC che degli MPPT va tutto in batteria, gestite con tutte e tre le fasi di ricarica per mezzo dei dispositivi Victron. Le mie batterie avranno praticamente la sorgente di corrente anche dalla 220 per mezzo di questi due regolatori della Victron. Questi due sono collegati solamente con la spina d'ingresso della 220, quindi non funzioneranno con il relè di priorità che ho messo tra inverter e Enel, ma lo vedremo dopo. Quindi questi due dispositivi saranno alimentati solo quando andrò ad inserire la 220 da Enel. Volevo invece spiegare un attimino come ho strutturato la 220 volt nel mio camper. Allora, per chi è interessato, diciamo, ai video un po' più dettagliati, va a vedere sul mio canale, ci sono proprio le installazioni anche dei dispositivi smart e quant'altro. In questo caso ho applicato un contatore smart, in mezzo del quale posso attivare o disattivare completamente la 220 all'interno del mio camper, e un relè di priorità. Il relè di priorità è stato inserito, che non è altro che un relè monostabile, è stato inserito nel mio caso un teleruttore, quindi è un pochino più energivoro e ha un pochino più però di forza di contatto. È stato inserito questo, diciamo, relè di priorità tra Enel e inverter, quindi nel momento in cui arriva la 220 volts da Enel ha la priorità sull'inverter, quindi anche se l'inverter è acceso, come spesso è, anche se l'inverter è acceso, la corrente all'impianto andrà solo ed esclusivamente da Enel. Nel momento in cui manca Enel, cade questo relè e automaticamente, se l'inverter è acceso, sarà lui il fornitore di tutta la 220. Però, come dicevo prima, non fornirà la corrente a questi due dispositivi, perché sennò sarebbe un cane che si morde la coda. Perché ecco, lui prende corrente dalle batterie servizi, si autoricaricherebbe e ci avrebbe solo una grossissima perdita di energia. Quindi, detto questo, i due fornitori di corrente esterna non si cumuleranno mai, proprio per la presenza di questo relè di priorità, che serve proprio per fare in modo di non mandare mai la corrente dell'inverter parallela con l'Enel, perché comunque si danneggerebbe, visto che uno è bifasico e uno è monofasico. Ma queste sono cose che magari vedremo più avanti, differenza tra monofase e bifase. A differenza di questo dispositivo qua del mantenitore, che invece preleverà corrente sia da Enel che da inverter, uno o l'altro, quindi non tutti e due simultaneamente. Diciamo, fatta questa panoramica del materiale utilizzato per questo impianto, vi spiego solamente un attimino come è gestito questo dispositivo, perché poi andremo a vedere invece la gestione dei DC-DC, che anche quella è importante, perché proprio per aver applicato questo dispositivo li ho dovuti mettere sotto quadro. Passiamo alla foto successiva, dove vediamo la dinamica di funzionamento di questi prodotti. Quest'altro schemino, anche questo creato con la stessa tecnologia del precedente, quindi niente, nessuna tecnologia, ho praticamente riprodotto il sistema di ricarica in una maniera un pochino più dettagliata, riguardante la parte specifica dei comandi per utilizzare questo dispositivo qua, che secondo me nel mio camper è fondamentale, che serve per mantenere la batteria motore sempre in mantenimento, e nel caso in cui avessi un problema, quindi mi troverei con la batteria scarica motore per qualche problema, per mezzo di questo dispositivo e del banco batterie che ho, che è molto grande, potrei andare a ricaricare totalmente questa batteria, ovviamente aspettando i tempi tecnici del passaggio del flusso di elettroni necessario per poterla caricare. Questo dispositivo nel mio caso è un 8 A massimo, quindi per caricare una batteria da zero, prima di poter poi provare l'avviamento, dovranno passare almeno un paio d'ore, anche tre, solamente per poter fare l'accensione.
Però comunque è un'opportunità che avrei nel caso in cui rimarrei per strada col camper. E oltre questo è proprio la perfezione per mantenere carica la batteria motore, perché la batteria motore è una batteria al piombo, è una batteria d'acido libero, e le batterie a piombo e d'acido libero, soprattutto da avviamento, vanno sempre alimentate e mantenute in Questo non lo carica. sapevo. Ora io ho letto un sacco di cose su internet di alcuni pareri, ma le batterie al piombo non è un parere, ma è praticamente è una scienza ormai appurata che debbono essere mantenute sotto carica. Più va mantenuta carica una batteria a piombo, più si alza la vita della batteria stessa. Quindi questo dispositivo che ho inserito è proprio per mantenere queste mie batterie motore il In più sicurezza, possibile sì, cariche e il più immagino. possibile longeve per evitare di rovinare le vacanze. In che modo funziona questo sistemino? Molto semplice. Come abbiamo visto prima, i DC-DC sono collegati all'alternatore in input e praticamente questo alternatore va a dare corrente ai DC-DC che vanno ad alimentare il mio banco batterie. Quindi a motore acceso il problema non sussiste. Abbiamo praticamente tutto il sistema in funzione, quindi le batterie BS sono cariche, la batteria motore è carica e va bene. In che modo funziona il sistema di ricarica della batteria motore? A differenza degli altri dispositivi che possiedo e che ho acquistato della Victron, solamente il Questo non lo sapevo, 100/20 immagino. ha l'uscita ausiliaria fisica. L'uscita ausiliaria viene utilizzata per mandare un comando a qualsiasi tipo di dispositivo esterno meccanicamente, al raggiungimento di un valore di tensione, al variare di alcune caratteristiche tecniche che troviamo all'interno dell'applicazione Victron. Quindi noi nel programmino della Victron troveremo da che cosa vuoi comandare l'uscita, l'out del regolatore e varie opportunità. Software della Victron ci dà una serie di valori. Ora siamo praticamente nel 18, nel 20 ampere, nell'MPPT 20. Come potete vedere, ci dà una serie di valori, tra cui la tensione in ingresso, la tensione, diciamo, che sta rilevando dalle batterie, gli amperi in entrata e quant'altro. La cosa che ci interessa è, in basso troviamo l'uscita del carico, che in questo caso la trova attiva perché è praticamente ad una tensione al mio banco batterie di 14,14 e è in fase di assorbimento. Quindi in questa modalità di tensione, quindi è superiore ai 13,6, è praticamente attivo. Quindi in questo momento sta caricando la batteria del motore. Andiamo a vedere sulle specifiche. Sulle impostazioni, andiamo a vedere impostazioni uscita del carico e troviamo diverse possibilità. Questo non Modalità lo sapevo, operativa: immagino. algoritmo definito da utente 1, algoritmo definito da utente 2, selettore automatico energia, è sempre spento, battery life sarebbe per diciamo per aumentare la vita delle batterie, quindi è una tensione univoca. Abbiamo la possibilità di metterlo in manuale. Io, come vedete, ho dato un livello di tensione superiore a 13,50, l'uscita si attiva. Come però scende subito sotto i Questo mai no. 13,44, che ho visto che era la tensione in cui finiva lo stato di mantenimento, automaticamente cade questo collegamento, quindi non vado a consumare batteria, non vado a consumare la corrente del banco batteria al litio. Se non è rifornito ovviamente dal solare o se non è in qualche situazione di ricarica. Io ho selezionato la modalità di tensione, di arrivo, diciamo, ad una tensione. Quindi quando il mio banco batterie arriva ad una tensione di superiore a 13,6, significa che le batterie a litio sono comunque in fase di alta ricarica, perché poi dovranno arrivare a 14 giornalmente per fare la massima ricarica, 14,1, per poi scendere in floating in mantenimento a 13,6.
Quindi quando questo dispositivo, che è collegato sull'EBS, riceverà una tensione di 13,6, attiverà questa uscita. In questa uscita io ho collegato un relè a 12 volts che andrà praticamente ad accendere l'ingresso della corrente dell'inverter. Quindi in questo caso io avrò la chiusura di questo dispositivo, mi manderà corrente per me, ovviamente l'inverter deve essere acceso, manderà corrente al mantenitore e il mantenitore andrà a caricare la batteria servizi. Quindi fino a qui è molto semplice. Questo mantenitore è collegato anche a 220 come dicevo prima, quindi se c'è il relè di priorità comunque lui rimane acceso. Questa è una variante che ho fatto solo per l'utilizzo dell'inverter. Quindi nella situazione in cui io sono sotto il sole, ho le batterie cariche, per non sprecare la corrente in più che avrei comunque buttato, meccanicamente si attiverà questo dispositivo e l'inverter, se è acceso, andrà a caricare le batterie. Normalmente il mio inverter è quasi sempre acceso, quasi, perché la notte no, ma il giorno, diciamo, ha un timer smart dove si attiva e si disattiva. Comunque il giorno è sempre attivo e di notte si spegne, perché comunque la fornitura di energia che ho è grande, il consumo, diciamo, normalmente è poco, quindi ho sempre corrente in abbondanza. Preferisco lasciare questo acceso in modo che quando questo sistema si verifica, quindi le batterie sono cariche e è quasi sempre così, questo regolatore andrà a mantenere e tenere sempre in floating anche la batteria motore. Quindi io, anche non essendo attaccato alla 220, avrò la batteria motore sempre in carica, ma in carica con i valori di ricarica, non in carica con dei raddrizzatori strani che mandano, buttano corrente sempre a 14 volts. Questo piccolo dispositivo, da un costo basilare, ha praticamente una tensione di mantenimento da 13,6 volts, che è la perfezione per questo tipo di batterie. Questo per il sistema della ricarica delle batterie. Poi per la gestione invece dell'attivazione e la disattivazione di questi Orion, loro si accendono quando i valori di tensione che noi impostiamo alla soglia di questo raggiungimento dei valori si attivano. Quindi con questo sistema qua, in realtà potrebbe crearsi una ciclicità. Perché? Perché il regolatore solare tiene, diciamo, anche la batteria motore carica a 13,6-13,7, però questo è un mantenitore carica batterie, quindi farà il ciclo completo, arriverà a 14 volts, dopodiché scenderà a mantenimento anche per l'ABM. Però proprio per questo principio automaticamente si attiveranno anche i regolatori, perché essendo praticamente collegati alla batteria motore, perché l'input di questi viene dalla batteria motore, loro praticamente riceveranno una tensione di 13-14 volts e secondo loro è partito l'alternatore. Quindi che faranno? Butteranno corrente, ora preleveranno corrente dalla batteria motore e la butteranno nella batteria servizi, quindi si creerebbe un giro ciclico. Allora io ho collegato praticamente gli ingressi ausiliari per l'accensione. Voi trovate nei Victron un ponticello che, se è chiuso, il Victron è attivabile per mezzo delle tensioni. Se invece è aperto, questo ha la priorità sull'attivazione, quindi lui aspetta che questo contatto sia chiuso per poter attivare tutte le programmazioni effettuate in avvio. Allora io consiglio sempre comunque di mettere sui vostri DC-DC in questo morsetto un interruttore, perché nel caso in cui voi vogliate disattivare questo DC-DC non siete costretti di andare nell'applicazione e andarla a spuntare e disattivarlo. Anche perché nel mio caso, avendo un camper del 96 e l'alternatore credo sia originale, perché non l'ho neanche controllato, ma la corrente comunque la tira fuori un po' comunque a fatica, quindi ho dovuto mettere degli interruttori dove normalmente attivo sempre il 30 e lascio il 18 come backup.
Nel momento in cui sono sulla superstrada, quindi con l'autostrada, dove l'alternatore è ben raffreddato dal flusso dell'aria che entra da davanti, li attivo tutti e due e posso caricare a 50 A. Premetto che anche questo mi serve a poco, perché con la potenza solare che ho normalmente sto a caricare tra questi due, e il solare arriva a 90-100 A quando cammino, quindi non è che mi serve tutta questa grande corrente. Diciamo che il 18 me lo uso più come backup. Con questo sistema di bypass, quindi per mezzo degli interruttori, io attivo o disattivo manualmente dal cruscotto direttamente questi due dispositivi. Però se io mi dimentico i dispositivi attivi, quando parte questa ciclicità di automazione, per cui l'inverter mi va a caricare la batteria motore e io mi sono dimenticato un interruttore di questi accesi, automaticamente lui rinnesca il ciclo, quindi mi ributta corrente dalla batteria motore verso la batteria servizi. Questa cosa non la dovrà fare, non la deve fare, quindi ho messo tutto sotto quadro, per cui tutti i DC-DC charger si attiveranno solo ed esclusivamente al giro della chiave. Al giro di chiave si attiveranno questi due dispositivi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete delle domande le potete fare nei commenti e sarò ben contento di rispondere. E se volete qualche altro video su come strutturare il mio impianto, oppure se avete qualche dubbio sull'installazione dei DC-DC e quant'altro, potete sempre scriverlo nei commenti. Io per ora vi saluto, ci vediamo al prossimo video e buon proseguimento ragazzi. Non dimenticate di iscrivervi, iscrivetevi al canale perché per me è molto importante, e soprattutto se vi piace il video mettete il like. Ciao ragazzi, buon proseguimento, ciao a tutti.